tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, come vedete dal titolo, in questo video andrò a mangiare alcuni dei vostri fear food e nel frattempo vi parlerò, mentre vedete tipo le clip, vi parlerò appunto di come poterli affrontare, almeno quello che vi consiglio. Ovviamente io non sono nessuno, ma tipo consigli da amici, amico verso amici, e spero che comunque in qualche modo vi possano aiutare. Quindi le mie intenzioni non sono assolutamente quelle di dirvi che le cose che vi darò io sono la verità assoluta, ma anzi pensate che io sia la vostra migliore amica, il vostro migliore amico che cerca appunto di aiutarvi. Su Instagram poco tempo fa appunto vi avevo chiesto quali fossero i vostri fear food. Partiamo dall'inizio. Allora, scusate ma... Amici! Un fear food è un cibo, un alimento che ha un'accezione, un qualcosa di negativo per quella determinata persona e fa paura per appunto diversi motivi. Ok, oggi è sabato 3... aprile, il giorno prima di Pasqua. Io qua sto facendo le colomba, qua ce n'è una che ho messo in forno e qua c'è l'altra che sta raffreddando a capelli in giù. Qui oggi, come fear food di una ragazza, andrò a mangiare una banana mentre là mi si cuoce il mio ciccio pancake. Qua l'ho già anche tagliata. E allora, la banana, raga, è un frutto speciale, cioè a me piace un sacco, ha un sacco di nutrienti, poi raga è strabuona e ideale, cioè sta da Dio in tutti i dolci di casalinghi, quindi cioè non potete non potete privarvene della banana, dai. Perché magari quell'individuo ha avuto un'esperienza molto brutta che adesso lega a quel determinato alimento. E è ricca di potassio, ragazzi, è ricca di potassio. Oppure perché ha una densità calorica molto elevata. Non privatevene, non abbiate paura e se ne avete affrontatela, perché vi perdete da tante cose. O comunque perché col passare del tempo non è più abituato a mangiarli e quindi nel momento in cui magari lo rimangia può fare arrivare alla mente pensieri quali per esempio che mangiando quell'alimento il nostro corpo verrà completamente stravolto, mangiando quell'alimento si prenderà 10 kg, mangiando quell'alimento si starà malissimo, mangiando quell'alimento agli occhi degli altri si è brutte persone, non mangiamo quell'alimento perché appunto non ce lo meritiamo, cose di questo tipo. Quindi appunto in questo video andrò a mangiare alcuni dei vostri fear food in modo tale da aiutarvi e provare nel mio piccolo a farvi capire che andando a mangiare quegli alimenti non vi accadrà assolutamente niente, ma quello che potrà accadere sarà solamente ricevere gioia, avere gioia, poter gioire per quell'alimento, essere felici per essere riusciti ad affrontarlo e per essere riusciti ad accantonare quei pensieri, ma anziché pensare al cibo, a quanto si mangia, a come si mangia, più all'ambiente che ci circonda. Questo tipo di video l'ho visto poco tempo fa da Luna Spazionare, che magari molti di voi conoscono, quindi vi lascio in descrizione i suoi due video che ha fatto. E poi ho visto questo determinato video da anche Helen Rose, che è una youtuber americana. Comunque questo genere di video viene fatto da molti anni e dato che so che molte ragazze mi seguono e magari hanno determinati fear food, ho voluto proporlo anche io per magari aiutarvi anche nel mio piccolo. Allora, quando dovete andare ad affrontare un vostro fear food, non prestate attenzione più di tanto a quell'alimento, ma più all'azione che dovete compiere per affrontarlo. Quindi fermate tutti quei sentimenti, tutte quelle paure che appunto circondano l'azione dell'andare ad affrontare questo cibo fobico. Mi rendo conto che non è facile perché queste paure sono davvero grandi, sono giganti. Come sono le olive? Buonissime. Buone. Sono molto persistenti, come se vi sentiste schiacciare da queste paure. E quindi dovete provare, però, se avete preso coscienza
di quello che vi sta succedendo, di quello a cui state andando incontro, e se non avete preso coscienza, vi prego di prenderla. Dovete cercare di soffocare queste paure, questo demone, a un livello tale da riuscire a prendere in mano la situazione, per riuscire a compiere quell'azione, ovvero quella di andare a mangiare quell'alimento. Questa è la colomba che ho fatto io, l'abbiamo già mangiata, ma dato che dobbiamo mangiarla insieme per sconfiggere le vostre paure, ne mangerò un altro pezzetto. Quello che voglio dire è che nessun alimento deve avere un'accezione negativa. Sì, ci può essere quell'alimento che non vi piace, quell'alimento che vi fa impazzire perché è molto buono, eccetera, però in sé per sé non sono i singoli alimenti che vi fanno cambiare aspetto, vi fanno prendere su qualche chilo, vi fanno sì che gli altri vi vedano in modo diverso. Assolutamente no. Il cibo non porta questo, il cibo porta gioia, il cibo è qualcosa che ci accomuna ogni giorno. Il cibo è quello che ci fa rimanere in vita ed è quella cosa che in qualsiasi relazione è presente. Quindi anche i cibi più calorici non sono quelli cibi che vi fanno ingrassare, non so come dire. Slurp. È la quantità. Avere un enorme, mangiare molto di più rispetto a quello che il nostro metabolismo sostiene per tanto periodo, per un lungo periodo, quindi per 2 mesi, per 3 mesi, andare a mangiare molto di più, ma molto, dico tanto, molto di più rispetto a quello che il nostro metabolismo può sostenere, allora lì sì che prendiamo su qualche chilo, ma prendere effettivamente un chilo ce ne vuole tantissimo, come ce ne vuole tantissimo per mettere su muscolo. Godetevi questi momenti con le vostre famiglie e non pensate a quello che avete nel piatto, ma a quello che avete intorno. E godetevi il cibo. Quindi quando per esempio pensate di aver mangiato tanto, in quel momento non dovete andare a restringere, perché assolutamente non andrete ad ingrassare, perché non è una cosa che fate ripetutamente nel tempo per un grande deltattino, non so come dire. Nel momento in cui andate ad affrontare un cibo fobico, per la serie Mangio e i vostri fear food, oggi andrò a mangiare uno di questi ovetti, che penso sia cioccolata, non fondente, comunque, perché una ragazza mi ha scritto che uno dei suoi free food è appunto la cioccolata che non sia fondente, come per esempio quella al latte. Quella al cioccolato bianco noi nella famiglia non ci piace, quindi non ce l'abbiamo in casa, però appunto abbiamo questi ovetti e adesso voglio provare a mettervi da qualche parte. Scusate per le condizioni comunque, ma le feste mi fanno questo effetto. Ecco, questo è il cioccolatino. Secondo me sul porridge sta da Dio. Assaggiamolo insieme. Sorpresa, non credo fosse ripieno. Qui c'è pieno. Guarda, c'è anche il cioccolato bianco, nemmeno a farlo apposta. Che bontà, raga. Comunque fuori c'è un tempo terribile. Stra buone. Io amo queste ovettine perché sono tipo dei micro, non lo so, piccoli ovettini di Pasqua. C'è appena stata Pasqua e sono buonissimi. Infatti, cioè, allora io con questo video non voglio che vi passi, non voglio che vi arrivi il messaggio del dovete mangiare qualsiasi cosa. Però se non affrontate nemmeno i vostri cibi fear, i vostri fear food, non riuscirete mai, secondo me, a capire quello che vi perdete. Ovviamente questi cioccolatini, il cioccolato, il latte, il cioccolato bianco, non è che sono alimenti che comunque vanno mangiati tutti i giorni. Almeno nella mia, io non li mangio tutti i giorni, li mangio quando mi vanno, li mangio con inzuppati nel tè. Chi mi segue dagli inizi anche su Instagram sa che ogni volta dopo pranzo mi faccio un pezzo di cioccolato con il tè. Sono comunque piccoli sfizi che, a parer mio, se ne avete timore dovete andare ad affrontare, dovete provare a uscire dalla vostra zona comfort. Mi rendo conto non sia facile, ma nessuno ha detto che lo sia, ma nessuno pretende che non lo sia, appunto. Il messaggio che voglio mandare è quello di avere un'alimentazione varia, godetevi i momenti con la vostra famiglia quando se ne presentano, magari di festività. Tipo io è da agosto che non vedo i miei parenti perché sono in un'altra regione e Pasqua, Natale li avrei festeggiati con loro e soprattutto in questo periodo
godeteveli e non pensate a quello che avete nel piatto in queste occasioni, ma pensate a quello che c'è intorno a voi, perché il cibo in quelle occasioni deve essere solamente un contorno. Appunto, il mio invito è quello di, se avete dei fear food, affrontarli e capire, cioè io non sono cambiata, io sono, scusate la miss, però io sono identica a prima, anzi sono ancora più felice, perché comunque il cioccolato è una gioia, cioè è buonissimo. E domani sarò la stessa identica persona che sono stata oggi, quindi provate a uscire dalla vostra zona comfort, a capire cosa vale e cosa non vale, e vedrete che tutto si sistemerà. Appunto, il mio consiglio è quello di avere un'alimentazione varia e non escludere a priori qualsiasi tipo di alimento. Detto questo, adesso io vado. Pensate che non è quella fobia, quella paura a dover risaltare, ma pensate di voler essere voi a brillare. Quando, per esempio, vi trovate a dover affrontare un alimento che vi spaventa tantissimo, di cui avete tanta paura, fate un bel respiro profondo e fate sì che il vostro battito cardiaco possa rallentare, in modo tale da riuscire a far risaltare, a far uscire fuori quella parte razionale di voi che vi fa capire che le paure non sono reali, ma comunque, anche se non sono reali, non dovete andarle a sottovalutare. Un attimo che quelle paure vi possono rovinare, vi possono portare a livelli tali a cui magari nemmeno voi volevate arrivare. Quindi quello che vi consiglio io e quello che mi sento di dirvi da amica è quello di prendere un bel respiro profondo, ma di andare ad affrontarle, perché solo andando ad affrontare le paure, solo andando a soffocare le paure, potrete finalmente capire e piano piano uscire dall'avere paura di cose così effimere che comunque fanno parte di noi tutti i giorni, tutto il giorno, cioè sono comunque il cibo è quello che ci dà energia, che ci fa vivere, che ci fa muovere, quello che ci fa fare nuove esperienze. Per concludere il discorso, quello che voglio dirvi è quello che se nel momento in cui vi trovate a dover davanti un cibo di cui avete tanta paura, prendete appunto il respiro, ve l'ho già detto ma ve lo ridico 100 volte, se volete anche 1000 volte, prendete un respiro profondo, calmatevi, fate rallentare il vostro battito cardiaco e dite alla vostra paura, alla vostra vocina, alla vostra personcina che vi fa appunto avere questa paura, che in quel momento non avete bisogno di lei e quindi che siete voi, la vostra parte razionale, a riuscire a prendere in mano le redini del gioco, perché vi siete stufate di avere questa paura, ma che appunto piano piano vi state riprendendo piccoli pezzettini di vita. Non vi dico di riuscire a mangiare tutto i cibi fobici tutti in una volta, perché per carità non ce la farei nemmeno io. Piano piano, piccoli passetti, riuscirete a riprendervi indietro questi piccoli pezzetti di vita che la paura, la malattia vi hanno strappato via. Quando vi dico di non privarvi di qualcosa, intendo dire che dovete andarvi a sfondare di cibo. Quello che voglio dirvi io è quello di ascoltarvi, sentirvi, ascoltarvi e capire quando voi siete pronte a affrontare, ma questo non vuol dire che ogni volta dovete rimandarlo. Quindi quello che vi dico io è, se avete voglia di qualcosa, non privatevene, ma questo non vuol dire appunto andarsi a sfondare di tutto quello che compare sotto i nostri occhi, ma vuol dire ascoltarsi, iniziare a conoscere il proprio corpo, le proprie voglie, assecondare quello di cui si ha voglia, perché andandosi a privare è come andarsi a chiudere in una gabbia fatta dai nostri stessi limiti. Non avere paura degli alimenti, non demonetizzate nessuno, ma abbiate equilibrio, mangiate quello di cui avete voglia. Ovviamente ci sono alimenti che fanno meno bene alla salute, non è un alimento che mangio tutti i giorni, perché quello che conta è come affrontate nel lungo periodo l'alimentazione. Detto questo, io come ogni volta toccando questi argomenti ho sempre paura di esprimermi male, far capire male il mio concetto,
o comunque fare magari del male a qualcuno di voi perché mi sono espressa male, ho utilizzato parole sbagliate, entrare in testa cose che vi fanno solo peggio. Quindi spero che questo non sia accaduto, se fosse così scrivetemi per avere chiarimenti su Instagram, magari ve lo lascio qui anche nell'info box, qualsiasi cosa, magari lasciatemi un commento se così è stato. Comunque sappiate che io ci sono nel caso, per avere appunto una mano. Niente, io vi mando un grosso bacio, spero che questo video davvero vi sia stato utile e come sempre appunto vi lascio il link dei video di Luna nell'info box e noi ci vediamo nel prossimo video.